Questo film si intitola Ultima Sondas. Ho iniziato a pensarci nel 2014, è un viaggio nel nord della Spagna, in mezzo alle rovine di villaggi ormai abbandonati e deserti, quindi nella regione dei Pirenei dal lato spagnolo. L'idea iniziale era quella di seguire di fatto una comunità che decideva di tornare in questi villaggi. C'è un movimento oggi di ritorno alla natura e di ripopolazione di queste aree abbandonate. E poi via via il progetto ha assunto una dimensione un po' onirica, un po' di sogno su questi territori che sono popolati da fantasmi che riguardano la dittatura spagnola, per esempio, ma anche le persone che hanno vissuto in queste aree che non ci sono più. La particolarità del film è che è girato in Super 8 e in 16 mm, quindi in pellicola, e sono io stesso che sviluppo la pellicola, e mi piaceva molto il fatto che anche la materia, il supporto materico del film, fosse in qualche modo in parallelo con un mondo in decomposizione che è quello di questi territori. All'interno même du film.